Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Lamezia, oggi è il 14 luglio, un giorno praticamente molto importante, è stato ricordato prima, è un po' un giorno di rivoluzione perché a Lamezia nasce il primo circolo arcigay e qui abbiamo proprio il presidente Giovanni Carpanzano che ha fatto il suo intervento poco fa e al quale chiediamo l'importanza di un'associazione del genere sul territorio. Crediamo che sia importantissimo riuscire ad aprire più associazioni possibili, proprio per i diritti, indipendentemente anche dall'appartenenza, dalla sigla, perché quello che conta è parlarsi tra persone libere e l'obiettivo sarà quello di unire queste persone libere che possano veramente sostenere i diritti di tutti, indipendentemente dall'appartenenza. Tra l'altro c'è da dire che voi siete ospitati nella casa di proprio la casa del popolo di Potere al Popolo, quindi oggi qui alla formazione del circolo arcigay Lamezia ci sono tante persone non per forza LGBT simpatizzanti e comunque che hanno a cuore l'uguaglianza che a Lamezia si tramuta proprio nei colori dell'arcobaleno. Sì, infatti uno dei principali obiettivi era proprio quello di coinvolgere amici e persone libere che abbiano la voglia, la forza di sostenere questo progetto, che innanzitutto è un progetto culturale. Proprio poco fa stavo andando a prendere una bottiglia d'acqua al bar e un signore entrando, ovviamente non sapendo chi fossi, diceva: vedi, noi ce ne dobbiamo andare che qua stanno facendo la riunione dei ricchioni. È proprio questo che dobbiamo combattere e quindi sono contento che l'abbia detto, perché allora vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Qualche anno fa qui a Lamezia ci furono le sentinelle in piedi che manifestarono contro l'approvazione della legge sulle unioni civili e parteciparono quelle persone che sono qui oggi a iscriversi all'arcigay Lamezia. Ti domando, Lamezia è una città omofoba e comunque si può combattere l'omofobia in che modo? Allora, se tutta Lamezia non credo, spero di no perlomeno. Oggi sentinelle in piedi non ce ne sono, quindi evidentemente vuol dire che forse già qualcosa è cambiata. L'omofobia è la paura del diverso, quindi dobbiamo far capire che non siamo diversi e questo sarà il nostro impegno in questi anni.